Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? Mentre il governo guarda già al premierato e torna ad attaccare il Quirinale con il vicepremier Salvini che risponde al monito di Sergio Mattarella sul rispetto delle opposizioni, mentre la ministra al turismo, Daniela Santanchè, viene rinviata a giudizio per il caso Visibilia con l'accusa di falso in bilancio, mentre le minoranze si uniscono nella lotta alle riforme della destra e oggi portano in Cassazione le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Mentre in Francia Emmanuel Macron pensa come bloccare l'ascesa dell'estrema destra e in America continuano le pressioni dei democratici per far ritirare Joe Biden. La notizia di questa mattina è il trionfo della sinistra, dei Labour, nel Regno Unito, che archivia così 14 anni di governi conservatori. 405 seggi su 650, il loro bottino. Inizia il cambiamento, dice il leader Starmer, nelle ore in cui Donatella di Pietrantonio festeggia il premio Strega con l'età fragile. Oggi è venerdì 5 luglio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! Quindi 405 seggi per i Labour. Il futuro primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso un rinnovamento nazionale per la Gran Bretagna dopo la schiacciante vittoria del partito laburista alle elezioni generali e il ritorno al potere dopo 14 anni di opposizione. Sono pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori, dice Starmer. In casa Tories è l'ora dei bilanci, ma soprattutto di nuovi equilibri, perché con una tale maggioranza dovrebbe essere scongiurato il rischio di un cosiddetto hung parliament, un parlamento appeso, bloccato, e toccherà a Starmer, primo ministro a breve in carica, formare un nuovo esecutivo, cosa che farà velocemente. Con numeri così, d'altronde, i Labour possono governare da soli. Rishi Sunak, il premier conservatore sconfitto, mantiene comunque il seggio. Eletto anche Nigel Farage, è la prima volta su 8 tentativi. After 14 years, it's time for change. Stop the chaos, turn the page, start to rebuild. Vote Labour. E il Regno Unito ha davvero cambiato pagina, come chiedeva questo spot preelettorale. Alle urne, dopo 14 anni di esecutivi a trazione Tory, i britannici hanno scelto il Labour Party e il suo leader Starmer, dicevamo. Ma chi è il nuovo inquilino di Downing Street? Sir Keir Starmer è un self-made man, intanto. Nato a Londra, da famiglia di origini umili, con tre fratelli, oggi ha 60 anni. Ma la politica è sempre stata nel suo sangue, o meglio, nel suo nome. Il padre l'ha chiamato così nel segno di Keir Hardie, fondatore del Partito dei Lavoratori. Da giovanissimo, prima di laurearsi in legge a Leeds ed Oxford, ha preso la sua prima tessera, poi la carriera da avvocato, il successo professionale come procuratore, la nomina a baronetto voluta dalla regina Elisabetta, ma con l'impegno politico sempre lì, sempre presente. Così, dopo la disfatta di Jeremy Corbyn, il leader radicale che aveva condannato il regno alle vittorie di Boris Johnson, nel 2020 viene eletto a capo dei Labour. In 4 anni ha impresso la sua svolta verso il centro, contro i Tories colpevoli della Brexit e schiacciati dalla pessima gestione della pandemia. Un percorso lungo, quello di Keir, che oggi, con alle spalle un partito forte, più vicino al New Labour di Tony Blair che all'estrema sinistra, permette a lui, l'uomo normale, quasi robotico come viene spesso etichettato, di prendere le redini del paese, consapevole che le sfide, dall'inflazione alla sanità pubblica fino ai trasporti, non mancano. Assolutismo, siamo in democrazia nel 2024, il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide e chi è scelto per governare governa, quindi non faccio filosofia, faccio politica, in Italia come in Francia chi prende i voti governa, nel rispetto delle regole, della democrazia, delle minoranze, della trasparenza, però penso che il richiamo potesse essere fatto ad altri, ma non sicuramente alla situazione italiana, perché anzi c'è la minoranza che spesso e volentieri si comporta a maggioranza. Pretendendo di porre alla maggioranza politica e culturale del paese il suo modo di vivere e di ragionare. Quindi, semmai qua c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario.
Per Matteo Salvini, no, il problema semmai è il contrario. Il vice premier non vuole cogliere l'invito di Sergio Mattarella e riapre la tensione con il Colle, perché il presidente della Repubblica, in un discorso densissimo a Trieste, ha ricordato le basi delle democrazie, quindi le fragilità del sistema, e messo in guardia tutti dalle derive illiberali. Ha detto anche che la maggioranza in quanto tale non può bastare, perché chi comanda non deve essere ingiusto e oppressivo. Esprimeva un fermo no, quindi, all'assolutismo di Stato, a un'autorità senza limite, potenzialmente prevaricatrice. Dopo che Mattarella ha ribadito il no all'assolutismo di Stato e la necessità di rispettare l'opposizione, il leghista dai cantieri per le Olimpiadi invernali ha detto che in Italia la preoccupazione del capo dello Stato non ha fondamenta. Il Salvini da Cortina giura di non fare filosofia, ma politica, e che da noi, fra l'altro, è la minoranza, cioè la sinistra, a imporsi sulla maggioranza, cioè la destra, nella cultura e nella politica, sostiene. Accuse facilmente smentibili quelle di Salvini, basta guardare i numeri, ad esempio a quelli del Parlamento, dove 3/4 delle leggi approvate in quasi 2 anni di destra al governo provengono da Palazzo Chigi, un dato enorme che confina l'aula a un semplice votificio, una deriva che con il premierato in arrivo sarà sempre più evidente. Noi con tutti questi gruppi alternativi alle destre continueremo a lavorare, lo abbiamo sempre fatto in Italia. Lo faremo naturalmente anche in Europa, per cui naturalmente stiamo a vedere quello che accade, attenderemo, ma non, diciamo, in ogni caso, sia positivo che negativo, non cambierà il modo in cui vogliamo collaborare con il Movimento 5 Stelle in Europa come in Italia su tante questioni. A sinistra intanto ci si interroga, meglio guardare al New Labour o al nuovo Fronte Popolare francese? Meglio la spinta riformista sulla scia inglese o l'unità delle opposizioni seguendo l'esempio francese? Elly Schlein, alla festa dell'Unità di Roma, non vuole sentir parlare di divisioni e accoglie l'ingresso del Movimento 5 Stelle in The Left, il gruppo più a sinistra del Parlamento europeo, come un segnale positivo. La leader Dem sta cercando di far confluire centro e sinistra dentro un'unica casa, una piattaforma contraria alle manovre della destra e unita sui diritti, sulla salute e nella lotta alle riforme di Meloni. Un primo punto viene segnato oggi, con le firme per il referendum contro l'autonomia che vengono presentate da sindacati e membri delle opposizioni in Cassazione. Stamattina si tiene la direzione Dem, mentre in Europa il premier ungherese Orbán incontra Putin. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici. Una produzione, One Podcast.